Finalmente, miei cari amici genuani da Boccadassa e Mago Grosso, qui su X Liguria, o meglio, sul Rasoio Rosso Blu, possiamo tutti godere di un bel punto, di un bel pareggio 2-2, bello effervescente. E parliamo di questo. E con me, Marco Liguori, direttore di Pianeta Genoa 1893.net, e della prossima partita di domenica sera contro la signora omicidio, pardon, la Juventus, che si offendono magari, e con due eccellentissimi ospiti, il collega Lino Marmorato, che direi un uomo, una nostalgia o un buon calcio a tutti, il tuo mitico sito cliccatissimo, quindi, che te ne è parso insomma di questo Genoa? Cosa me ne è parso? Che c'è stato un ottimo lavoro da parte di Juric, non tanto nella tecnica né nella tattica, sulla testa dei calciatori, e ha recuperato quello che si era visto nella prima parte del campionato. Juric è stato molto intelligente a mettere da parte tutto quello che è successo nel mese di dicembre, il calciomercato, gli infortuni, la fretta di voler recuperare, avere subito dei mediani. Non è stato facile da quel punto di vista e da parte di nessuno, ci sono state delle incompressioni. Juric l'ha detto in conferenza stampa, soltanto che ormai le conferenze stampa sono fatte a uso e consumo di chi non ci viene e di chi le vuole sfruttare, le parole tra quattro parole, tra virgolette. Se uno dice oggi c'è il sole, invece piove, bisognerebbe chiedergli ma perché dici che c'è il sole, ma se piove? Questo non succede più nel mondo del calcio e questa è la cosa più difficile, secondo me, comunicare. Perfetto. E alla mia destra il mitico Gabriele Lepri di Primo Canale e chi più ne ha più ne mette, Sport News, no Sport News, pardon, Super News, Super News, calcio, eccetera, eccetera. Di più. Ma tu, diciamo, domenica scorsa in tribuna hai spopolato con un tuo vaticinio. Due vaticini. Quando c'è stata un'occasione del rigore piuttosto ingenuo, io ti avevo detto guarda che la manna lo paro, ho visto Paladino molto carico che è andato a caricare la manna, ho visto una manna convinto con la cassima giusta, l'ha respinto, purtroppo ahimè poi Biglia l'ha infilata dentro, poi un'altra profezia che si è avverata, ti ho detto si scalda Pande, entra, vedrai che segna, Genoa vince 2-1, se vince andiamo alla guardia a piedi, però ci dobbiamo andare messa ugualmente perché Pande va segnato, il Genoa non ha vinto, ha pareggiato, però è un ottimo risultato, io mantengo ciò che ho detto, la mia promessa, andiamo punto, assieme. Questo punto è importante. Che vale oro, vale oro, un periodo negativo, Genoa poteva vincere, anche nel finale è stata una grande prestazione, si è vista finalmente la grinta, l'intensità, come anche ha detto giustamente prima il collega Lino, ho visto finalmente il mister tornato a essere determinato in panchina, quindi bello grintoso che ha impresso alla sua squadra la grinta e la carisma giusta, è questo il Genoa che vogliamo, è stato il Genoa che abbiamo rivisto di settembre, ottobre, novembre, con la straordinaria gara con la Juventus 3-0 dopo 30 minuti, speriamo anche che questo sia di buon auspicio domenica contro la vecchia signora. E veniamo, veniamo, ma veniamo subito alla Juventus, qua non possiamo nemmeno godere di questo punto, dobbiamo pensare come si ferma questa Juventus che ieri è passata anche a Barcellona, cioè ha pareggiato, sa giocare con questo modulo che sembra un 4-2-3-1, quello che è, insomma, come si fa a fermare questa, questa squadra di Allegri? Io ti rubo solo un secondo. Vai. Perché il gol che diceva la parata di Lamanna è stato irregolare dal punto di vista dell'arbitro, perché se tu fischi al termine del finito il tempo di gioco, l'arbitro non ti può prendere per i fondelli e tornare al centrocampo. Una volta parata la manna, lui doveva considerare che l'azione era finita, perché era tutto finito veramente in quel momento. Invece lui ha calcolato che la manna ha fatto quella parata d'istinto e si poteva continuare. Va bene, ma arriviamo subito alla Juventus. Non c'è problema, la Juventus si affronta come nella partita di andata, con gli stessi movimenti, con gli stessi schemi, con la stessa grinta, con la stessa pressione molto alta. Beh, la partita che ha fatto ieri la Juventus, quando se la fa il Genoa oppure se la fanno altre squadre, dicono che è catenaccio. La Juventus è la squadra più cinica, veramente, che adesso c'è in circolazione. E fra l'altro con una grande difesa, e tu sai benissimo che i risultati arrivano tramite le difese. Il campionato italiano si vince con la difesa, c'è poco da fare, cioè
non è... Tanti allenatori hanno toppato, tipo un Benitez, piuttosto che altri, almeno per fare qualche nome. Da noi... Mandorlini. hanno toppato alla grande. Ma non è che ha toppato, non è riuscito a mettere in campo anche la fase offensiva, ma lì ci sono dei misteri che non sono misteri da spogliatoio, sono tutte palle quelle che i giocatori dicono che rimano contro un allenatore, rimano contro a favore di uno, a favore dell'altro, per niente c'è stata la prova dei 5 gol presi con il Pescara e i 5 gol presi con l'Atalanta, hanno la stessa matrice, purtroppo è una questione di testa. Certo, e invece tu che ricetta penseresti per, diciamo, che ipotesi puoi lanciare per Juric, per secondo domenica? Me bisognerà sicuramente bloccare la Juventus sulle fasce, Alexandro da una parte, Dani Alves dall'altra, anche Mandzukic straordinario, un giocatore dalla sua stazza fisica, pensare che fa l'esterno d'attacco a inizio stagione era assolutamente immessabile. Io penso che il Genoa dovrà continuare sulla falsa riga della partita di andata vinta 3-0 e magari sperare che succeda magari un risultato positivo, molto difficile, però anche uscire dalla Juventus Stadio con una prestazione a giocarsela fino alla fine secondo me può essere veramente una buona partita. Gabriele, ma soprattutto dobbiamo pensare anche a segnare. Esatto. Il buon Simeone, come lo si potrebbe assistere contro due, come saranno sicuramente Chiellini e Borucci, sì, i due centrali, come potrebbe riuscire, visto che la data c'è riuscito? Sì. Ma soprattutto servirlo sulle fasce. Lazovic, mi ricordo nella partita d'andata, aveva fatto una grandissima prestazione, una giostra che aveva fatto con Alessandro in occasione del secondo gol di Simeone, quindi penso che sulle fasce bisogneranno che i giocatori diversi cross. Purtroppo mancherà Rigoni, un giocatore molto importante nello scacchiere tattico del Genoa, che all'andata segnò, si rese protagonista di un'eccellente partita. Penso che dal punto di vista delle fasce Juric dovrà impostare la partita, perché agire per vie centrali contro questa grandissima difesa della Juve, parlavamo prima, due gol subiti in 10 partite di Champions, sta per fare anche un record, perché in Champions League, certo, aver subito soltanto due gol erano veramente tantissimi anni che non, certo, non succedeva, quindi bisogna reimpostare la partita secondo me da questo punto di vista tattico. E velocissimamente, perché il tempo è tiranno, un pronostico per domenica. Non ne faccio. Lo fai? Non ne faccio per un semplice motivo, yeah, perché quando tu entri al Juventus Stadium c'è scritto: lasciate ogni speranza voi che entrate, perciò non se ne fanno. Ho visto però i due allenamenti, quello di ieri e quello di oggi del Genoa, e mi sa che siano belli carichi per andare a fare una bella prestazione. Non ne farei tante moduli nei confronti della Juventus, perché non sappiamo quale squadra mettere in campo, e perciò penso che nel risveglio muscolare di domenica Juric farà la formazione per sostituire Rigoni e basta. Perfetto. Tu invece un pronostico? Guarda, non voglio dire un risultato esatto, ma un pareggio. Io sono fiducioso per questa partita. La Juve non può continuare sempre a vincere. La gara ideale della Juve era di ieri con la Champions League, quindi penso che magari possa arrivare una Juve magari un po' stanca. Ieri Allegri ha detto che non si dovranno fermare, dovranno dare un morso decisivo al campionato. Però un pareggio, secondo me, potrebbe essere un buon risultato e secondo me il Genoa potrà fare questa buona prestazione. E speriamo che il morso glielo dia il grifone, o meglio, infatti, una beccata, speriamo, di quelle proprio belle dure. Speriamo. Allora, anche per oggi, miei cari amici genuani, abbiamo finito qui, finisce qui il Rasoio Rossoblu, e da qui, dai microfoni e dalle telecamere di X Liguria, Marco Liguori vi saluta, saluto anche Federico Casabella che dietro le quinte sempre col suo bacco pronto a bastonarmi, perché abbiamo già superato il tempo a nostra disposizione, e concludo sempre con un bel Forza Genoa.